le ACLI intendono investire nella formazione. Non è solo un atto di volontà politica, ma è proprio un'azione concreta che si attuerà e che ha cominciato ad attuarsi in questa prima giornata con queste tre giornate della Summer School e che troverà pieno compimento nel progetto della scuola di formazione nazionale che verrà inaugurata il 20 ottobre, avrà un percorso di 3 anni, formerà il gruppo dirigente attuale, ma soprattutto il gruppo dirigente del futuro. Formerà i nostri dirigenti politici, i nostri responsabili allo sviluppo associativo, ma soprattutto vuole investire in una figura che vada ad animare i nostri territori, che vada a supporto dei nostri territori, è la figura dell'animatore sociale. È una figura nuova in parte che proprio va nel solco di riattivare animo all'interno di territori che oggi, per le condizioni di vita di questo nostro mondo, fanno più fatica. Quindi un investimento forte che le ACLI vogliono fare, perché crediamo che questo nostro paese, questa nostra democrazia possa vivere solo se ci sono cittadini formati e se le grandi organizzazioni si fanno carico dei problemi delle persone e dei propri territori con competenze, con professionalità, ma anche con un forte spirito di responsabilità e di condivisione veramente per la costruzione di un bene che, se non è di tutti, non è di nessuno.